Adesso leggiamo il brano della predicazione dal Vangelo di Matteo, capitolo 22, i versetti da 15 a 22. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: Perché vi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: di Cesare. E Gesù disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo se ne andarono. Allora, questo è uno dei brani più famosi dei Vangeli. È una parabola che viene dopo quella dei malvagi vignaioli e si inserisce di fatto nello stesso contesto. Gesù parla con i farisei per rimproverarli della loro cattiva guida del popolo, della loro cattiva condotta, sepolcri imbiancati li chiamerate, quindi bianchi di fuori ma marci dentro, per far capire che non potranno entrare nel regno di Dio, e questo perché rifiutano di riconoscere il Messia e non si convertono. Questo è il contesto della parabola. L'episodio in sé, come dicevo, è famoso. I farisei cercano un pretesto per uccidere Gesù e gli tendono una trappola. È lecito pagare il tributo a Cesare? È una domanda importante, perché al tempo di Gesù i romani governavano una parte della Palestina che comprendeva Gerusalemme e avevano reso loro vassalli altre regioni governate da re locali, che però erano sotto il controllo sempre dei romani. La Palestina quindi doveva pagare i tributi a Roma. E le imposte erano, come sono anche oggi, diversificate. C'era l'imposta fondiaria, c'era l'imposta per i terreni agricoli e urbani, c'era un'imposta per gli edifici, c'era un'imposta sulla ricchezza mobile, cioè la ricchezza personale. Praticamente le tasse, come le potremmo oggi chiamare, l'IMU, l'IRPEF, le solite tasse che anche noi oggi dobbiamo pagare allo Stato. E a queste tasse che erano dovute all'istituzione civile, cioè allo Stato, si aggiungevano poi quelle religiose, che erano all'epoca le decime, e la tassa da pagare al Tempio di Gerusalemme, che gravava su tutti, anche se non erano abitanti di Gerusalemme, e quindi riguardava tutta Israele. Quindi il sistema fiscale era abbastanza pesante, ed era inviso agli abitanti della regione perché era imposto da uno straniero, di fatto, dai romani. Era un odioso occupante che, secondo loro, si arricchiva con i beni delle terre di Giuda, con i tributi dei giudei. La situazione quindi era abbastanza infelice, e soprattutto a causa della soggezione a Roma degli esattori, che non erano certamente per quanto brave persone potessero essere, erano considerati pubblici peccatori e quindi non erano certo delle persone molto ben viste. Però anche fra gli israeliti non tutti la pensavano allo stesso modo. Per esempio, i sadducei e gli erodiani simpatizzavano per i romani, evidentemente ne ricevevano qualche vantaggio e quindi erano abbastanza favorevoli a pagare le tasse. Completamente dall'altro lato c'erano gli zelotti, che invece erano avversari di Roma, erano patrioti e addirittura fomentavano rivolte e proponevano la rivolta armata contro Roma. I farisei
che non a caso sono diventati, il loro nome è diventato sinonimo di ipocrisia e di falsità, erano ostili ai romani, però cercavano di far buon viso a cattivo gioco e quindi pagavano le tasse per evitare il peggio. Come sempre, in pratica, cercavano di tenere i piedi in due staffe. Quindi, la domanda che fanno a Gesù la fanno i farisei e la fanno anche molto, in maniera molto subdola. Cominciano con le lusinghe. Maestro, sappiamo che sei un ritiero, insegni la via di Dio secondo la verità, non hai soggezione di nessuno, non guardi in faccia ad alcuno, eccetera. Poi arriva l'affondo con la domanda. E comunque Gesù avesse risposto avrebbe sbagliato. Se diceva è lecito, se avesse detto è lecito pagare il tributo a Cesare, e si sarebbe sentito dire che era un traditore della patria. Se avesse, quindi era uno che stava dalla parte dei Romani, se avesse detto no, non è lecito, sarebbe stato considerato, accusato subito di essere un rivoltoso che metteva in discussione il potere, l'autorità costituita. Ma Gesù risponde con un'altra domanda. Perché vi tentate ipocriti? Gesù ha capito subito dove lo vogliono trascinare. E allora a quel punto chiede di mostrargli la moneta. La moneta porta un'immagine e un'iscrizione. E Gesù chiede di chi è questa immagine e questa iscrizione. La risposta è di Cesare. E poi la frase celeberrima: prendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora intanto Gesù distingue Cesare e Dio, una cosa che non era poi così scontata a quell'epoca, perché se pensate che gli imperatori romani erano considerati dei e che la religione impregnava tutta la vita della società, distinguere l'autorità civile e la religione era già un passo in qualche misura, diciamo, quantomeno originale. Gesù in realtà vuol far capire che la sua predicazione non riguarda questo mondo nel quale siamo, ma al quale non apparteniamo. Infatti gli zeloti, che dal principio lo guardavano come con simpatia, perché avevano frainteso questo messaggio, no? Io sono il Signore, pensavano che le sue parole fossero un invito alla rivolta, quando si rendono conto poi diventano nemici e ostili come tutti gli altri. La risposta di Gesù, questa distinzione fra Cesare e Dio, è un chiaro invito alla giustizia, che è la virtù cardine della vita morale e della vita sociale. Virtù che non può essere disattesa senza ledere il bene comune. Dove non c'è giustizia, infatti, si vive nel disordine. Dove manca il rispetto della legalità, si opera iniquamente a danno dei poveri e dei più deboli. Secondo una definizione, il giusto è colui che fa le cose giuste, nel modo giusto, con volontà di giustizia. Allora, la giustizia che cos'è? Non è una distribuzione automatica di comportamenti, ma esige prudenza, saggezza, uniti a una volontà costante di fare e dare giustizia, non può essere velleitaria, non può essere saltuaria, deve essere il frutto di un'intelligenza animata dal desiderio di riconoscere e attribuire a ciascuno il suo. Questa virtù non è da poco. Per Gesù, fare giustizia dando a Cesare quel che è di Cesare significa riconoscere i doveri verso lo Stato. Infatti dite, date a Cesare quel che è di Cesare. Il primo di questi doveri verso lo Stato per i cristiani è quello di essere noi per primi cittadini esemplari, i primi a rispettare la legge,
nel nostro contesto noi facciamo, ci viene chiesto di fare la raccolta differenziata per rispettare l'ambiente, pagare il biglietto sui mezzi pubblici, evitare di danneggiare le pubbliche proprietà, pagare con giustizia chi lavora per noi, essere prudenti quando si è alla guida di un veicolo, pagare le tasse, che non è solo un dovere civico, ma anche un dovere morale e religioso. Sono tutte cose che ci sembrano, diciamo, scontate. Noi sappiamo bene che scontate, soprattutto nel nostro paese, non sono soprattutto quelle di pagare le tasse, perché molti le evadono. Però perché queste cose sono giustizia? Perché sono rispetto degli altri, rispetto anche di noi stessi, della vita degli altri e della nostra, dell'ambiente. Sono il dare il nostro contributo alla comunità, pagare le tasse, affinché poi tutta la comunità possa offrire, possa darci quei servizi di cui noi o quelli più deboli di noi hanno bisogno. Le leggi vanno rispettate sempre, anche quando sono particolarmente difficili da rispettare. E questa non è solo una norma cristiana, ma una norma che da millenni che ha il senso del civico, il senso dello Stato, porta avanti, un principio che viene portato avanti. Pensiamo a Socrate e al suo accettare il bene e la scicuta, ma il rifiuto di violare le leggi. Il suo dialogo sulle leggi è famoso, no? In questo senso. Io ricordo l'episodio di un frate che aiutò una coppia di genitori affidatari a nascondere nel suo convento il bambino che aveva ospite per le vacanze e che sarebbe dovuto ritornare nell'orfanotrofio in Russia o in Bielorussia, non mi ricordo. È il meccanismo degli affidamenti dei bambini che sono orfani, che stanno all'estero e che periodicamente vengono Italia o in altri paesi europei e stanno con le famiglie per le vacanze estive, per le vacanze di Natale, in certi periodi dell'anno, però poi devono continuare a vivere la loro vita nell'orfanotrofio. Questi genitori evidentemente erano particolarmente affezionati a questo bambino, sapevano che il bambino tornava in una situazione che non era certo la migliore del mondo e per loro era una grossa sofferenza, anche per il bambino, vederlo ripartire. Che cosa successe però? Che quella violazione, che fu scoperta e comunque non impedì, quindi che il bambino poi tornasse nel suo nell'orfanotrofio che l'aveva ospitato, finora, a quel momento, comportò la sospensione di tutti gli affidi da quel paese per un lungo periodo. Costò caro. Non solo a quei genitori che poi sono stati definitivamente esclusi da tutti gli affidamenti, credo che quel bambino non l'abbia mai più visto, ma costò caro anche a tanti altri genitori affidatari che rispettavano le regole e che per lungo tempo non potettero riavere i bambini russi. Può darsi che una miglior giustizia più vicina alla volontà di Dio avrebbe permesso a quel bambino di restare con quei genitori. Ma agendo così, quei genitori fecero un grave danno e non fu rispettata la volontà di Dio. Quando si vuole agire in questo modo, non sto dicendo che non è lecito per un cristiano violare una legge ingiusta, però la violazione della legge ingiusta deve sempre comportare l'autodenuncia. La strada è quella. Perché bisogna essere pronti a pagare il prezzo della nostra violazione. Questo è il comportamento del cristiano che vuole essere fedele a Dio e buon cittadino. Il secondo dovere è di essere la coscienza critica di coloro che ci governano, perché siano coerenti col mandato che hanno ricevuto dalle persone che li hanno votati e li hanno mandati a svolgere quei compiti. Il compito di mettersi al servizio della comunità e non dei propri interessi.
E questa è anche la strada maestra per combattere le leggi ingiuste e i cattivi comportamenti dei governanti. Di fatto, la lotta politica. E quindi non è una cosa brutta per un cristiano impegnarsi nella vita civile e anche in politica. Anzi, è una cosa positiva perché porta i propri valori nella propria attività a favore della politica. Il terzo dovere è pregare, pregare per coloro che ci governano. Non c'è bisogno di spiegare perché. Il compito di chi ci governa è difficile, spesso viene assunto per motivi non onorevoli. Quelli che invece lo fanno per motivi onorevoli sono spesso prestati da un contesto che non li aiuta. Hanno quindi tutti bisogno dell'aiuto di Dio e le nostre preghiere devono andare in questo senso. Naturalmente però lo Stato, per essere legittimo, deve rispondere a determinati requisiti. Deve essere uno Stato democratico, che rispetta la libertà dei suoi cittadini, la loro dignità, che tutela le minoranze e sicura della giustizia e della pace. Nello scorso secolo in Europa abbiamo avuto esempi chiarissimi di Stati che non rispettavano questi principi. Che deve fare un cristiano in questi casi? Allora io ricordo le figure di Bonhoeffer, che nella Germania nazista si ribellò e combatté il nazismo. Ricordo e che finì martire cristiano, ucciso dai nazisti. Ricordo la figura di Don Manzoni, prete cattolico ucciso dai fascisti italiani, e molti altri. In Europa ancora oggi ci sono paesi come la Polonia, l'Ungheria e ora abbiamo visto anche la Repubblica Ceca proprio al telegiornale di oggi, che sono paesi che o sono già avviati sulla strada del mancato rispetto dei diritti umani, della discriminazione, del rifiuto degli immigrati o si avviano su quella strada. Il voto nella Repubblica Ceca è andato esattamente in questa direzione. In altri continenti come Africa, Sud America, Asia, ci sono molti governi che non solo non si curano dei diritti umani, ma favoriscono o addirittura organizzano forze militari che si dedicano a stragi e violenze di ogni genere, contro gruppi etnici avversari e nemici politici. Questi sono stati nei quali il cristiano ha il dovere di combattere le norme ingiuste e la violenza. E questo anche violando le leggi. Se gli avversari del nazismo e del fascismo in Italia non avessero violato le leggi, non avrebbero efficacemente potuto combattere i nazisti e i fascisti, ma violavano leggi ingiuste in uno Stato ingiusto. Seguendo la parola di Cristo, la ribellione deve essere non violenta e questo può comportare anche il sacrificio della vita. Ma il cristiano deve saper affrontare, senza cercare, anche questo nel nome di Cristo. Il martirio, infatti, non va cercato, perché Cristo vuole che viviamo la nostra vita interamente e gioiosamente, ma quando è inevitabile, va accettato. Il discorso di Gesù però non si ferma a date a Cesare quel che è di Cesare. Dice anche date a Dio quel che è di Dio. E non si ferma quindi alla giustizia sociale, ma alla giustizia divina, quella che impegna tutti indistintamente, dal Cesare di turno fino all'ultimo dei cittadini. E questa giustizia riguarda appunto quello che è dovuto a Dio. E a Dio cosa è dovuto? Cos'è che appartiene a Dio? Intanto tutto il creato. È Dio che l'ha fatto. Il creato che ha consegnato all'uomo fin dalle origini, perché l'uomo ne usi, ne goda e ne promuova la vita, senza distruggerlo. Lo amministri. Perciò dare a Dio quel che è di Dio e quindi come compiere un atto di giustizia è rispettare la natura e le sue leggi. Come è un atto di giustizia il rispetto per la vita animale e il rispetto della vita umana. Dall'inizio alla fine, un rispetto dovuto
a ogni vivente indiscriminatamente e all'essere umano in particolare, che sono l'immagine di Dio. Ecco, l'immagine. Non è un caso che Gesù, formulando la sua domanda, chiede di chi è questa immagine, questa effigie. Se sulla moneta c'è l'immagine di Cesare, nell'uomo c'è l'immagine di Dio. E quindi nessuno la può ignorare. Il rispetto e la promozione della vita, della libertà, della dignità di ogni creatura umana è ciò che dobbiamo a Dio. E noi quindi cosa dobbiamo fare allora per dare a Dio quel che è di Dio? Dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli, facendo politica, come vi dicevo prima, facendo assistenza e volontariato, non avendo mai timore di prendere posizioni a favore dei più deboli o dei diritti di chi se li vede negare. E pensiamo alla legge sull'ius soli, che riconosce ai italiani il diritto di essere italiani, a persone quindi che sono nate qui, che hanno studiato qui, passato qui la maggior parte della loro vita e ne hanno assorbito la cultura e gli usi. Pensiamo alle norme recenti sull'immigrazione, che invece condannano centinaia di migliaia di persone a dei lager in Libia o in Siria, dove nessun diritto umano è rispettato. Ma pensiamo anche alle nostre leggi di bilancio, che negano o riducono in modo sensibile i finanziamenti per le persone disabili, per i servizi sociali, in sostanza il sostegno per i più deboli della società. Infine, ma non da ultimo, ci dobbiamo ricordare del creato. Se vogliamo dare a Dio quel che è di Dio, non possiamo dimenticarci dei nostri fratelli minori, gli animali che in numero di miliardi ogni anno vengono torturati negli allevamenti e uccisi per dare cibo, solo per dare cibo al mondo ricco, e tutti gli altri componenti dell'ambiente, dagli alberi che sono anch'essi viventi, all'aria, all'acqua pulita, indispensabile per la nostra vita e che nessuna ricchezza potrà mai sostituire. Dare a Dio quel che è di Dio quindi significa, in buona sostanza, ubbidire ai suoi comandamenti, ascoltare e seguire la sua parola e rendere testimonianza della nostra fede, avendo sempre il coraggio di essere coerenti, lo stesso coraggio che Gesù dimostrò fronteggiando i farisei falsi e codardi. Amen.